iniziare vi do benvenuto, bentornati nuovamente con la veglia di Don Gigi Verde di Rovena, con tutti gli amici, collaboratori che voglio salutare e ringraziare. E per qualcuno magari vale la pena di leggere qualche riga su Rovena, così almeno ci ambientiamo, per chi non è stato una lettera. Ecco, la fraternità di Rovena ha il suo cuore nell'antica pieve romanica di Rovena, in Casentino, Toscana, in una valle intrisa di spiritualità, la valle di Camaldoli e la Verna. Rovena si propone come un possibile crocevia per tanti viandanti del nostro tempo, così come per i pellegrini del Medioevo, in marcia verso Roma. La pieve rappresenta un punto di riposo dove fermarsi per una notte, rifocillarsi e ripartire. Così oggi la fraternità vuole offrire un luogo di sosta ai viandanti di ogni dove, una sosta per ritrovarsi e riscoprire la bellezza della nostra unicità, una sosta per poi riprendere e proseguire il proprio personale cammino di crescita. Oggi, spiega Don Luigi Verdi, fondatore e responsabile della fraternità, non abbiamo tanto bisogno né di teorie né di ideologie, ma di silenzio, di una pausa, di un tempo per riallacciare i rapporti con la nostra antichità, autenticità. Ed è questo ciò che proviamo a offrire a Rovena. E allora, per introdurre questa serata, vi leggo queste poche righe, poi dico di chi è questo scritto. Il cristianesimo è una bella notizia sulla vita, ma oggi rischia di essere una notizia irrilevante. Abbiamo ridotto il cristianesimo a fredda e astratta dottrina, a inconsistente spiritualismo, a rigida etica, e abbiamo dimenticato la sua forza vitale, la sua dirompente speranza. Le nostre parole cristiane si sono usurate. Abbiamo bisogno di parole nuove che osino dire il cristianesimo nella vita quotidiana. Dobbiamo riscoprire la portata umana della fede cristiana, proprio come dice lucidamente il grande teologo Alfonso. Chissà se tutta la nostra teologia non sia altro che una faticosa rieducazione per i popoli che hanno dimenticato le leggi primarie dell'arte del vivere. Ecco, queste parole sono di un vescovo, Don Derio Oliveo di Pinerolo, e sono belle. E il caro amico Don Luigi stasera, che avete visto, no? Che salutiamo e ringraziamo, certamente userà parole nuove, non usurate, che osano dire il messaggio di Gesù alla portata di noi tutti, piccoli e affamati di un Dio umano, del suo amore che sazia, cura e guarisce i nostri amori. E allora, buona meditazione, buona preghiera, buona serata a tutti. Benvenuti a tutti. Allora, iniziato con questo testo meraviglioso di uno della vostra terra, di Cuneo, Gian Maria Testa, l'ultima canzone prima di morire, ed è meraviglioso, avete sentito, questo continuare a bestemmiare le parole di questo tempo soprattutto,
Io uso sempre queste parole molto difficili, l'anno scorso era torniamo umani, quest'anno l'amore. So che sono parole difficili, che non puoi definire mai. Sono parole sempre aperte, quasi impossibili. Ma io credo che è importante farsi domande impossibili, perché anche se non ci capisce nulla, almeno cammini. Le domande impossibili ti tengono in cammino. È peggio adagiarsi, è peggio non muoversi, ma è importante non bestemmiare le parole, andare a fondo delle parole. Io non ne posso più di sentir parlare di paura, tutti paura della paura della paura. Io non ne posso più di sentir parlare della paura, perché vorrei ricordarvi che la paura è un sentimento secondo. Te hai paura perché ami qualcuno, hai paura perché ami qualcosa. Quindi è normale la paura. Sarebbe peggio non averla, perché vuol dire che non te ne frega niente di nulla e di nessuno. Sono loro che non hanno mai paura. E allora non c'è bisogno di continuare a parlare di paura. Parliamo d'amore. Perché la paura è come un serpente. Avete visto che quando vedi un serpente l'istinto di prendere un bastone o lo ammazzi o scappi. È la cosa più stupida da fare di fronte alla paura che facciamo tutti, o aggredisci o vai via. La saggezza sarebbe di fronte alla paura fermarsi, fare un passo indietro, uno solo, per rispetto della paura non fare gli eroi, aprire gli occhi e guardare meglio. Magari il serpente sta mangiando, prende il sole, non ti vuole azzannare. Il nostro problema di fronte alla paura è di vedere dei mostri quando la realtà è un'altra cosa. Come nell'amore, qual è la paura più grande dell'amore? La paura di essere abbandonati. E quando hai paura di essere abbandonati diventi feroce. O aggredisci, o va, o scappi. Sarebbe più intelligente fermarsi quando hai paura di essere abbandonato, guardare meglio. E magari il tuo uomo non ti vuole abbandonare. Sei te che hai bisogno di coccole, di affetto, di tenerezza, che magari non ti dà più. E allora rischi di vedere un mostro, lui che scappa via, che non ti ama più. E magari la realtà è un'altra cosa. Vedete, tutto quello che noi cerchiamo è dall'altra parte della paura. Quindi in questo tempo pieno di paure, smettiamo di aver paura, affrontiamo la paura. Passo indietro, guardare meglio e vedere cosa c'è davvero dietro. Perché quello che cerchiamo è dall'altra parte della paura. Restare umani non basta, vedete, come dicevamo l'anno scorso, è il minimo restare umani, avere un po' di compassione è il minimo. Senza l'amore non si riparte. Se non c'è amore e non si infila un po' d'amore in questo mondo, non ripartiremo mai. E vedete, l'amore da sempre ci fa tremare, muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante. E vedete, l'amore o il non amore cambiano la vita. Io quando mi sono sentito amato ho fatto miracoli. Quando mi sono sentito amato ho fatto delle cose che non avrei mai fatto, che non avevo capacità di fare. Ma quando non ti senti amato ti senti zero, sei perso. E allora l'amore o il non amore cambia la vita. Vedete, siamo tutti principianti nell'amore. Sentiamo che non puoi definire l'amore, non puoi possedere l'amore, non conoscere la sorgente dell'amore, e senti che c'è una sorgente dell'amore, ti mette in cammino, ti mette in movimento. Lo diceva l'Abbé Pierre quando veniva da noi: la vita è un pezzettino di tempo troppo breve per imparare ad amare. Ragazzi, nessuno di noi ci capisce nulla dell'amore. Ma la vita è un pezzettino breve che ci sa per imparare ad amare. Piano piano, a forza di usate, di rialzarsi, di cercare, di riprovare, pezzettino di tempo per imparare l'amore.
Vedete, io passo la vita, passo tutta la mia vita a comprendere l'amore, ma comprendere l'amore non vuol dire capirlo, vuol dire prenderlo su di me. Comprendere vuol dire lo prendi su di te. Ecco, io non ci capisco nulla nell'amore come nessuno di voi, ma è importante comprenderlo, è importante portarcelo addosso. Ungaretti diceva che la parola amore è legata alla parola luce, perché l'amore, quella parola amore, illumina tutte le altre parole. E quando si dice Dio è amore, si dice una delle cose più vere. Dio è amore. E sono due parole che non puoi pronunciare in vano. Non puoi bestemmiare queste due parole, mai. Ma vedete, chiunque di voi riesce a regalare un po' di bellezza in una notte senza luna, ha capito qualcosa dell'amore. Ecco, questi frammenti della strada di Fellini con Gelsomino, avete visto che cerca di seguire questo girovago molto bello, ed è anche molto bello il pezzo finale in cui la monaca, la suora gli vuole dare questa minestra, lei si vergogna, poi lui gli dice prendila, e poi lei per ringraziare va a prendere la tromba, fa questo pezzo, e alla fine la suora gli dice bello, bello. Parto da qui proprio per dire che io non sopporto questo mondo di imbecilli in cui nessuno è contento, in cui nessuno è grato di niente. Lo diceva San Francesco, il peggiore di tutti i mali è la malinconia. Una generazione più stupida della nostra, piena di malinconia, non c'è mai stata. Malinconia vuol dire pretendere un mondo migliore, pretendo un uomo migliore, una donna migliore, un figlio migliore, e non so più dire grazie. Io sono entrato nelle case delle famiglie, tutto dovuto, questi figlioli viziati, tutto dovuto. Ci fosse uno a dire grazie, grazie di un giorno di vita in più, grazie di un pezzo di pane, grazie di quello che c'è, tutto dovuto. Vedete, ormai oggi tutti insoddisfatti. Sembra che ognuno di noi abbia fatto il giro del mondo 3 volte e ancora non ci ha capito nulla. Ma non era meglio fare il giro del mondo una volta sola durante la vita e guardare, osservare, invece di correre? Lo diceva in una battuta Massimo Troisi: ma tra un giorno da leone e 100 da pecore non si potrebbe fare 50 da orsacchiotti? Ecco, tutto su o tutto giù. Io oggi faccio una fatica da morire a trovare persone normali. Quando stanno bene, tutte eccitate, pensa ad essere Dio. Quando stanno male, venga da me, voglio morire. Dico, aspetta 10 minuti, calmati. O su o giù. Non si riesce a vivere in un modo normale, naturale. Tutti a lottare contro la vita. Ragazzi, si perde a lottare contro la vita. Non sarebbe meglio seguire umilmente la vita per com'è, per quello che c'è, invece di doverci lottare contro? Noi soprattutto non sappiamo darci un limite. Un limite. Tutto di più. Vedete, il titolo era proprio questo, l'amore, fatelo bastare. E cos'è che non ci basta? Non ci basta ogni povertà. Per esempio, non ci basta l'amore, perché ce ne abbiamo poco, perché il nostro amore è troppo fragile e non ci può bastare. Non ci può bastare l'umanità, perché è piena di contraddizioni, piena di cattiveria. Non ci può bastare. Quello che ci può bastare è ogni ricchezza. Per esempio, invece di avere 10 portate a una cena, che magari non sa di nulla da quanta roba c'è e da quanta poco buona è, ma non sarebbe meglio un salame buono ad un contadino, un pezzo, un po' di vino, basta. Vedete, a me quando io trovo una cosa buona me ne basta poca, basta,
Quindi quando c'è una ricchezza in una persona, in un cibo, ti basta. Quindi quello che ci può bastare è ogni ricchezza e quello che non ci può bastare è ogni povertà. Vedete, se stai davanti al mare, fatelo bastare. Se stai davanti a un albero, fatelo bastare. Se stai davanti a una persona che sta per morire, fatelo bastare come un bambino che nasce. Lì c'è ricchezza, capite? Lì c'è profondità. Per questo siamo sempre insoddisfatti, perché non sappiamo vedere la ricchezza dentro le cose. C'è tanta bellezza dentro. Io amo molto la sobrietà, e la sobrietà è ricchezza, che vuol dire vedere ciò che c'è dentro le cose, è l'eleganza di poche cose. Vedete, io vivo da 30 anni da delle monache di clausura, e c'è questa monaca che ha 84 anni e cucina ormai da 70. E quanto gli dico, ma in questo piatto quanto pomodoro ci devo mettere? E lei dice, il giusto. Capito? Lo sa nemmeno lei, ormai è normale, ma il giusto, quello che non sciupa le cose, quello che dà equilibrio a tutto il resto. Vedete, mio babbo era un proletario e a me mi piaceva molto essere figlio di un proletario, ma mi piaceva soprattutto la parola proletario, che vuol dire avere solo la sua parola. Io per mio babbo ero tutto quello che aveva, e io ero molto contento di essere importante per lui. E questa è ricchezza, quando quello che hai davanti ti può bastare. La semplicità è ricchezza, ma Van Gogh diceva quanto è difficile essere semplici, e io mi chiedo, ma perché non siamo semplici? Perché siamo tutti complicati? Perché prima di tutto non ci basta quello che c'è, vogliamo sempre di più. Secondo, perché ognuno di noi è bugiardo. Ragazzi, è difficile essere veri. Spesso un santo nasconde un peccatore, spesso un credente nasconde uno pieno di dubbi, spesso un non credente nasconde uno che anelita all'infinito e non lo vuole dire. Spesso siamo così bugiardi, nascondiamo una bella parte di noi, non sappiamo essere autentici. L'ultima cosa che non ci rende semplici, oltre a non farci bastare quello che c'è, oltre a nascondere l'opposto, è che ci manca l'ironia. Mio babbo, quando d'estate tornava dal seminario, lui ci aveva in campo, mi diceva, Gigi, c'è da zappare le patate. E io gli dicevo, papà, mi hanno dato tutti questi libri, devo studiare, poi c'ho l'esame quando torno. E lui mi diceva, chissà perché, quando c'è da zappare diventano tutti degli studiosi. E lui me lo diceva però con un'ironia che era bella. Aveva quasi compassione di me, capite? Non era quell'ironia per distruggerti, era una bella ironia, come a dire, guarda questo imbecille che pensa di capirci qualcosa nella vita con due libri, invece di lavorare, invece di toccare la terra, e lì capirebbe molto di più. Ma era un'ironia bella, ma lo diceva Ionesco, dove non c'è umorismo, c'è il campo di concentramento. Ecco questa parola, ti amerò per sempre. Vedete, noi in chiesa, nel matrimonio, sappiamo bene che questa parola è importante. Ti amerò quando le cose vanno bene, quando vanno male, per tutta la vita. Quindi per noi in chiesa, quando si fa il matrimonio in chiesa, è molto chiaro, no? Ti amerò per sempre. Ma state sicuri che anche chi si sposa in comune, anche chi convive, questa parola la dice lo stesso. Perché non puoi non dire ti amerò per sempre. Sai bene che è una parola utopia, quasi impossibile e difficile riuscirci,
ma sai anche che se non dici per sempre non è amore. E quindi una parola che vale per tutti. L'amore è forte come la morte, dice il Cantico dei Cantici, e l'ha scritto un pecoraio perduto nel deserto. Vedete, il Cantico dei Cantici, che è la cosa più bella dell'amore, non usa mai la parola Dio. Perché non parla mai di Dio il Cantico dei Cantici? Perché parla d'amore, capite? E se parli d'amore non c'è più bisogno di parlare di Dio, perché è la stessa roba. Vedete, io ho sentito dire a un contadino: senza la mia donna in paradiso non ci voglio andare. E mi è garbato da morire. Senza la mia donna in paradiso io non ci voglio andare, perché non me ne frega nulla di paradiso se non c'è lei, se non c'è amore. E questo è molto umano, capite? Perché non si può stare bene da nessuna parte senza amore. Ed è meraviglioso il testamento di Don Milani, quando dice: ragazzi, io ho voluto più bene a voi che a Dio, ma Dio è così intelligente che prenderà tutto a sé, capite? Sembra una bestemmia dire: ho voluto più bene a voi che a Dio, ma anche voi fate la stessa roba. Anche voi amate molto più vostro figlio che Dio, amate molto più la tua donna che Dio, ma Dio è intelligente e sa che ogni volta che voi amate è come se amate Lui, è la stessa roba, e non è geloso di questa roba. Vedete, avete notato che quando una cosa finisce vi dispiace? Quando mangiare è buono vi dispiace che finisca. Quando qualcosa di bello vivete, vi dispiace che finisca. E cosa vuol dire? Vuol dire che lo vorresti eterno, vorresti che non finisse mai. Ma vedete, l'amore è soprattutto una promessa. Una promessa che vale per chi si sposa in chiesa o no, ma è una promessa che ognuno si fa anche senza dire. E le promesse d'amore sono due. Primo, il nostro amore vincerà. Il nostro amore vincerà. La seconda promessa che vi fate: non ti lascerò mai solo. Sono belle le promesse d'amore. Il nostro amore vincerà, non ce lo butterà giù nessuno. E non ti lascerò mai solo, perché attenti, la cosa più dura è la solitudine. Quando una mamma che gli è morto un figlio va al cimitero, alla tomba del figlio, e davanti a quella tomba sorride, non è pazza, capite? Sente che non è sola, sente che quel figlio è accanto a lei, altrimenti non potrebbe mai gioire. E dite la verità, tutte le volte che provate gioia è perché non vi sentite soli, e ogni volta che provate tanta tristezza è perché vi sentite profondamente soli. Ti amo da morire, si dice a volte, ti amo da morire, e non c'è una frase più vera per me, per dire il nostro limite e la nostra ricerca di infinito. Vedete, quasi tutti noi abbiamo vissuto una storia d'amore meno intensa di Romeo e Giulietta, ma attenti, l'intensità nell'amore non si misura dalla vivacità. Quando ci si innamora siamo molto fuoco, avete visto? Molto vivaci. Il problema, ragazzi, non è raccattare un uomo o una donna. Il problema è mantenerli. Il problema è tenerli. E quindi attenti al fuoco dell'amore. Il problema è quel calore d'amore, se nel tempo e nello spazio dura. Il problema è durare. Non è tanto partire. C'è una primavera che però non svanisce mai, dice Lucrezio. Di primavera è nato il mondo e di primavera concordano gli amori. Perché l'amore ha bisogno di tempo. Quello che questa generazione non ha capito è che doveva dare tempo all'amore di crescere. E invece noi fuoco
poi via. È arrivata una crisi e hai smesso. Una fatica è finita. Ragazzi, non si è capito nulla dell'amore. Volevi capire qualcosa dell'amore? Dovevi dargli tempo. Io ho due figli davanti alla Pieve, hanno 70 anni, davanti alla Chiesa Romanica. Si appoggiano uno all'altro, si appoggiano alla Pieve e a giugno il profumo del tiglio sembra miele. Per me l'amore è come un albero. Più passano gli anni e più l'albero diventa umile e dolce i frutti. Volete una verifica sulle vostre storie d'amore? Se passano gli anni e l'amore fra te e la tua donna è più acido, più duro, più prepotente, non ha funzionato. Se invece passano gli anni e l'amore fra te e la tua donna è più umile e più dolce, ha funzionato. Perché un amore che ha paura del tempo che passa è fragile. Ma amare cos'è soprattutto? È dire un'altra parola che spesso non si dice mai: voglio che tu non muoia. Quando amate una persona, voi da dentro, anche se non lo dite, senti questo: voglio che tu non muoia, ma non solo fisicamente. Io voglio che tu non muoia come uomo, come donna, come figlio. Io vorrei un uomo vivo, non rimbambito. Io vorrei una donna viva, non sottomessa. Io vorrei un figlio libero e non che si fa comprare da tutto. Se ti ami, vuoi una persona viva e non morta. È bella la parola amore in ebraico, che è ahab, che ha la radice delle due parole bet, che vuol dire casa, e c'è una he nel mezzo, che vuol dire finestra. L'amore è questa dualità fra maschile e femminile, fra anziani e giovani. Ma se non c'è una finestra aperta, se l'amore lo chiudete, se l'amore lo ingabbiate, muore. L'amore ha bisogno di aria, di qualcosa che ci giri dentro. Vedete, io vado da tutti e vado con tutti, ma non voglio andare verso la morte. Io sto con tutti, ma non voglio andare verso la morte, anche dentro la mia comunità. Quelli che rompono le scatole, quelli che si lamentano sempre, quelli che vogliono sempre distruggere ogni cosa, quelli che vogliono andare verso la morte, io non li voglio seguire. Io voglio persone che se c'è un muro, volano più in alto. Se c'è un nodo, lo sciolgono. Che smettano di lamentarsi. E voi l'avete visto che dentro ogni vostra famiglia basta uno solo che rompe le scatole. Basta uno solo che fa il muso. Basta uno solo sempre triste, sempre noioso, che distrugge tutta la famiglia. Basta uno, E io credo che non gli si può permettere di distruggere tutto. Non si può andare verso la morte. E allora se ami una persona, la vuoi viva, e vuoi che non stia lì a lamentarsi, che stia lì sempre triste a piangere, ma a camminare, andare avanti. Vedete, molti frenano la vita con il malumore, con le critiche, e la misericordia non è a condiscendere a loro, perché non devi tradire la vita deve scorrere. E vedete, ogni integralismo odia il movimento, odia l'inquietudine dei pensieri, odia le ombre, l'incompiuto, ed è un grande lavoro, guardate, non disperarsi, ma è la cosa più bella che ci chiede Dio: non disperatevi mai. La parola più bella detta da Gesù è ricomincio. Vi ricordate quando muore tutto fallisce, tutto finisce, e lui dice la parola più bella: ricominciamo dalla Galilea. E la parola più bella che possiamo avere in bocca ogni volta, anche quando le cose non vanno bene, è ricomincio. Perché l'amore è dare a una persona la possibilità di fiorire. Se ami la tua donna, te vuoi che fiorisca. Se ami un figlio, vuoi che fiorisca. E se te gli impedisci di fiorire,
non gli vuoi bene. E per far fiorire un fiore non c'è bisogno di regole, di muri, di filo spinato, ma di luce, di calore e di un po' d'acqua. Nell'amore basterebbe questa roba qui, un po' di luce, un po' di calore, un po' d'acqua. È questo che fa fiorire l'amore. Ecco il peso del coraggio per farci capire che l'amore è fatica, tanta fatica. Quando Dio dice, Dio prese l'uomo, la donna, li mise nel giardino per custodire e coltivare. L'amore è fragile, lo devi custodire, coltivare come una piantina, lo puoi pestare quando vuoi, ma ci vuole tanta fatica per tirarlo su. Ma non basta la fatica, bisogna stare lì. Non è la fatica di una volta, è la fatica di tutti i giorni. Io amo molto la parola fedeltà, amo molto la fedeltà. La parola fedeltà in ebraico è emet, che letteralmente non vuol dire non tradire fisicamente il tuo uomo o la tua donna, come si intende noi, ma letteralmente vuol dire io non scapperò. Arriva una crisi e ti prometto che non scapperò. Arriva il momento in cui non ci capirò più nulla e ti prometto che non scapperò. Io amo molto la fedeltà e la fedeltà ha un prezzo. Io amo molto la fedeltà ai luoghi, alle persone. Vedete, la fedeltà, per esempio nella Bibbia, di Ruth e Noemi. Ruth è una ragazza giovane che sposa un ragazzo di un altro popolo, di un'altra religione. Dopo un po' di tempo gli muore questo ragazzo e la suocera Noemi gli dice: è andata male, senti, fatti la tua vita, non stare qui, trova un altro ragazzo, dai, vai via. E Ruth gli dice: no, non mi chiedere questo, dove vai tu andrò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Come a dire: ma chi se ne frega di quale Dio, di quale popolo, di quale razza, di quale sangue, io ti voglio bene, mi sono affezionata a te, voglio stare qui con te. Ecco, io amo molto la fedeltà, chi non scappa dalla vita, a chi sta dentro quando è molta fatica. Vedete, Leonardo da Vinci dava un consiglio ai pittori: dipingete il volto degli umani quando è brutto tempo, perché allora vedete meglio le sfumature, le ombre, i dettagli. E per me amare vuol dire questo, essere attento alle ombre. Te dovresti amare l'ombra di tuo figlio, l'ombra della tua donna, l'ombra del tuo uomo. E attenti, l'ombra non è il male, l'ombra è qualcuno o qualcosa che si mette nel mezzo fra te e la luce. Quindi il male è chi ti frena la luce. Il male magari è una malattia, un dolore, una crisi di vita che ti impedisce di vedere la luce. Sarebbe bello amare l'ombra delle persone, amare la fragilità delle persone. E allora perché è fragile l'amore? Per me l'amore è fragile per due motivi. Primo, perché l'amore è dare qualcosa che non ho a qualcuno che non conosco. Noi ci proviamo a dare un amore un po' alla buona, come ci sa, e lo stai dando a una persona che non conosci fino in fondo. Te puoi stare con una persona 30 anni e non la conosci ancora. Ti potrebbe tradire, potrebbe diventare diversa da come l'hai vista finora. Quindi attenti all'amore, è fragile. Ti dai un amore debole che non è completo e lo dai a chi non conosci fino in fondo. E soprattutto l'amore è fragile, perché l'amore è tutto ciò che vi rimarrà in mano quando tutte le forze distruttrici hanno agito. Lo dico sempre a quelli che sposo: ragazzi, ce la metteranno tutte per distruggere il vostro amore, ce la metteranno tutte le suocere e le suocere a rompere le scatole, ce la metteranno tutta gli amici idioti che fanno sempre quelle battute stupide e non ti dicono mai come stai, ce la mette tutta magari dei colleghi di lavoro, altri che vogliono provare a farti innamorare, ce la metterete tutta soprattutto voi con quel carattere permaloso, testardo, orgoglioso. Che roba è l'amore? È quello che vi
vi rimarrà in mano dopo un po' di anni, quando tutto ciò che ha provato a buttarvelo giù non ce l'ha fatta. E questa è la prova dell'amore. Vedete, spesso confondiamo il semplice con il facile. No, è difficile amare. Bisogna essere molto semplici per amare. Bisogna essere anche molto poveri. Io mi chiedo, ma perché i nostri vecchi reggevano di più nell'amore e oggi ne regge così pochi? Voi pensate che i nostri vecchi erano degli imbecilli perché reggevano di più? No, avevano un amore povero. Povero vuol dire che avevano 10 galline, 5 o 6 figlioli, un pezzettino di terra, una casina, basta. Amavano quello che c'è, capite? La loro fatica era tutta lì. Oggi il nostro amore è troppo ricco, troppa roba, troppe immagini, troppe parole, troppi messaggi, troppa roba. Non si può amare tutto. L'amore dovrebbe essere poco. Lo diceva Gesù, chi è fedele nel poco, poi è fedele anche nel molto. E l'altra cosa è che l'amore dovrebbe essere una forza che ti libera. Vedete, attenti all'amore, non fa sempre bene l'amore. Io penso, per esempio, il danno peggiore che avete fatto ai vostri figli, li avete amati troppo, gli avete spianato troppo la strada per loro, avete troppo fatto voi al loro posto, non gli avete insegnato a faticare. E se ci si trova dei ragazzi rimbambiti, non è tutta colpa loro, è che senza fatica non raggiunge nulla. Attenti, perché l'amore fino a un certo punto fa crescere un figlio, se lo ami troppo lo rimbambisci, perché l'amore non deve servire a coccolarti, l'amore deve servire a liberarti, a farti camminare. Se ti amo ti voglio libero, se ti amo voglio che tu cammini. Vedete, i maestri che ho conosciuto io di vita non coccolavano me, capite? Coccolavano le mie ali, mi pettinavano le ali, me le accarezzavano, perché volevano che volassi. E chi ti vuol bene ti porta a volare. Vedete, ma l'amore soprattutto smettere di dare. Vi siete svenati per dare a figlioli, avete lavorato da matti per lasciargli una casina, due soldi che il giorno dopo se li sciupano tutti e se li buttano via tutti, perché ogni generazione è diversa da un'altra e ognuno se le deve guadagnare le sue cose. E se non te le guadagni, se non senti quel sudore, non capisci quanto valgano. E allora bisognerebbe smettere di dare. Forse la cosa più preziosa da fare oggi è togliere i figli, non dare. Se fossi in voi, toglierei ai figli due cose: la maschera e la paura. Avete visto che cominciano a crescere, si mettono una maschera, non ci capisci più nulla, cosa pensano e chi sono, e hanno la paura della paura. Io vorrei un figlio con una faccia sola. Io vorrei un figlio che non si faccia ingabbiare dalla paura, e forse l'energia la dovremmo mettere nel togliere, non nel dare. E l'altra cosa per me importante, mi chiedo spesso, cosa vuole un figlio da voi? Qual è il nocciolo? Per me un figlio da voi vuole due cose sole: la vostra vera presenza, che quando ci sei ci dovresti essere davvero, con tutta la testa e il corpo e l'anima, perché i figli ascoltano con gli occhi e non con gli orecchi. Seconda cosa che un figlio vuole da voi è vedere babbo e mamma innamorati. Il resto non gliene frega nulla. Vi potete svenare quanto vi pare. Mio babbo diceva: ciò che ti rimane negli occhi e nel cuore ti aiuterà a crescere. Provate a chiedervelo. Cosa gli rimarrà negli occhi e nel cuore a tuo figlio di te? Ecco, le emozioni. Se costruiamo l'amore solo e sulle emozioni, penso che l'abbiamo capito tutti, si regge poco. Perché le emozioni cambiano, le emozioni si modificano.
E se reggi, pensi di costruire l'amore sull'emozione, non vai avanti. L'amore ha bisogno di qualcosa di più. Per me l'amore è conoscenza. È conoscere piano piano. Questo mi serve l'amore. È un viaggio. Vi ricordate che Dante, amando una donna, conosce Dio. Viaggia e conosce Dio. Per me l'amore è un viaggio. Vedete, un uomo non è tutto per una donna non è tutto per un uomo. Siamo due compagni di viaggio. E allora l'uomo deve stare bene per conto suo, la donna deve stare bene per conto suo, e si cammina. Ma se io ho troppo bisogno di te, se io devo riempire un vuoto, prima o poi me lo fai pagare. Io vorrei che ognuno di noi dovesse mettersi in armonia l'uno con l'altro. Vedete, per conoscere devi viaggiare, e c'è due modi di viaggiare. Vi ricordate il samaritano nel Vangelo? C'è il prete che vede uno mezzo morto per la strada e non si ferma. Il samaritano si ferma. Samaritano, proprio un pagano, uno che non crede. Proprio lui si ferma e quell'altro no. E uno si chiede, ma perché il prete non si ferma? Il Vangelo dice perché il prete era lì per caso, il samaritano era in viaggio, capite? Se te vivi a caso, tu vedi nulla. Se te sei in viaggio, avete visto quando siete in viaggio? Vedi i dettagli, le sfumature, i volti. Ecco, l'amore è questa roba qui, non si può viverlo a caso. È un viaggio, devi avere quegli occhi attenti. E attenti a chi vi dice tu sei tutto per me. Se un uomo vi dice sei tutto per me, scappate via. Se una donna vi dice sono tutto per te, scappate via, perché diventi un idolo per lui, capite? E che si fa di fronte agli idoli? Si tirano su e poi si buttano giù. Non devi essere un idolo per una persona, non devi essere tutto per lui. E quando il tuo uomo vi dice sono fatto così, prendetelo e appiccicatela in muro. Se la vostra donna vi dice sono fatta così, appiccicatela in muro. Così fatelo con i vostri figli, perché sono dei vigliacchi, perché gli fa comodo essere così, perché non hanno voglia di cambiare nulla. Te non sei fatto così, sei molto di più, sei molto meglio. E quando uno dice sei tutto per me, non ascoltate, è pericoloso. Come quando uno ti dice sono fatto così e non voglio cambiare nulla. Guardate, io seguo centinaia e migliaia di coppie, io cerco sempre di unirli, di rilegarli, perché tanto la storia dopo è un troiaio peggio di quella di prima. Ma l'unica volta in cui mi arrendo è quando uno dei due smette di camminare. Se uno dice sono fatto così, diventa difficile, capite? L'unico modo per ricominciare è rinnamorarsi e tornare umili, terra. Ci si può rinnamorare, ragazzi, ci si può rinnamorare, e si deve rinnamorarci. Le storie che leggono di più è che ogni tanto si rinnamorano e ripartono. E vedete, l'amore non è giusto. L'amore non è giusto. Io penso a voi mamme che vi svenate per questi bischeri di figlioli, e ci fosse una volta che vi dicano grazie. Sembra tutto dovuto. Che ti sveni, ti sfinisci. E non arriva mai quel grazie, quella gratitudine. L'amore non sembra giusto perché non ti dà quello che te dai. Ma l'amore è così. Madre Teresa diceva, io vi do quello che mi avanza. Come a dire, era così piena d'amore lei, che lei buttava l'amore in quella. E chi se ne frega se non torna, capite? Io sono già pieno d'amore. Non c'è bisogno che ritorni a me. Arrangiatevi,
prendetelo, buttatelo. Ecco, mi fa paura invece quando uno ha un amore fragile e lo rivuole di continuo e fa il muso perché l'altro non ti ridona amore. L'amore è così, non è giusto di suo. L'amore fa da confine alla nostra pazzia. Ragazzi, se non ci fosse l'amore, saremmo tutti pazzi. Avete visto come è fatto il DNA? Questo elicoide che gira all'infinito. Sembra quasi che stia riempiendo un vuoto che sai che non riempirai mai. Ragazzi, noi siamo fatti così, non ci basterebbe mai né una donna, né un uomo, né un tempo che ci sa, né i soldi che ci sa. Lo sentite che c'è un'ansia in noi che non ci basta mai nulla. Si diventerebbe pazzi noi senza amore. L'amore ha la capacità di metterti i piedi per terra, di farti patire e toccare la vita. È bellissimo il termine uomo e donna nella Bibbia. Uomo è ish, donna è isha. Sentite com'è vicino. Uomo ish, che vuol dire fuoco. Noi uomini siamo fuoco, va bene? Guerrieri, combattenti, fuoco. E che roba è la donna? La donna è colei che permette a questo fuoco di mettere piedi per terra. La donna è concreta e ci serve tanto perché ci mette i piedi per terra, ci fa smettere di sognare troppo e ci ferma lì. Avete visto nei bombardamenti alla televisione, quando c'è un bombardamento, gli uomini stanno lì tutti rannicchiati a piagnucolare, le donne, dopo il bombardamento, vanno fra le macerie, prendono un secchio, un pezzo di straccio, vanno a 100 metri e ricostruiscono una casa. Le donne sono questa concretezza e allora l'amore ci impedisce di impazzire. Ma l'amore soprattutto non è solo rispetto, è più del rispetto. Quando una coppia mi dice noi due ci si rispetta, gli dico andate a battere i marroni, le castagne, come si dice da noi, perché sono due imbecilli, perché ragazzi, il rispetto, e lo posso avere perché non me ne frega nulla, quelli con cui lavoro, ma lo capite che nell'amore il rispetto è troppo poco? È troppo poco nell'amore. Io credo che il massimo dell'amore è l'armonia. Per me non esiste una coppia perfetta. Esiste una coppia in armonia o non in armonia, capite? L'armonia vuol dire un più e un meno che danzano insieme. Per questo è difficile l'amore. È difficile trovare delle persone che danzano insieme. Perché che noi siamo diversi, è ovvio. Che noi siamo diversi, è normale. Il problema è se questa diversità diventa un conflitto o diventa armonia, un gioco. Avete visto che d'estate il cielo è quasi sempre tutto azzurro? La terra è piena di fiori di colori. L'inverno è l'opposto, la terra sembra morta. Il cielo, avete visto come oggi, è pieno di luci, di nuvole, di giochi. Quello è il rispetto, no? Ora sta a te terra giocare, sta a te cielo giocare. Ma avete visto che i giorni che ci piacciono di più sono quei giorni d'autunno e di primavera. Perché? Perché d'autunno c'è la terra piena di quei colori e il cielo che gioca con le sue nuvole. Il cielo e la terra giocano insieme. E allora l'amore è questa roba qui. È quando c'è armonia fra l'uomo e la donna. Quando c'è questa danza insieme. Andiamo all'ultimo momento. Bene, questo è il nuovo cinema paradiso, avete visto tutti gli ultimi baci vietati, messi insieme. Per parlarvi dell'ultima cosa, la tenerezza. Io amo molto la tenerezza, perché vedete, se dovete dire qual è la cosa più importante della vita, l'amore, si direbbe tutti l'amore. Ma cosa c'è più su dell'amore? Più su dell'amore c'è la tenerezza.
Per me la tenerezza è ancora di più dell'amore, è la finezza dell'amore. Non so se avete avuto la fortuna di stare vicini a chi sta per morire, avete visto che alla fine non si può fare più nulla. Quando uno sta per morire gli puoi solo dare un goccio d'acqua in bocca, gli tieni la mano, gli dai una carezza, gli puoi solo addolcire la morte. Cosa c'è, ragazzi, di più tenero che addolcire la morte di chi muore? Ma che c'è di più? O ripulire il corpo di un morto? Ma cosa c'è di più? Io credo, per esempio, che una carezza è 100 volte più potente del fare l'amore. Tutti hanno questo cavolo di fare l'amore. Ragazzi, vi prego, fatelo meno e fatelo meglio. Perché il fare l'amore è molto delicato. È un punto alto dell'amore. È quello che ti può lanciare in su o distruggere o allontanare. Per me una carezza è 100 volte più potente, perché se un uomo dà una carezza vera, lenta alla sua donna, lei sente un brivido dentro di una tenerezza infinita. E se una donna dà una carezza vera al suo uomo, lui sente un brivido dentro di coraggio. Se avrebbe avuto uomini e donne più sane che questo manicomio di oggi, di uomini senza coraggio, noi uomini si fa i ganzi, i guerrieri, e poi ci si accomoda tutti, di donne mascoline da morire, queste sceme che hanno voluto copiare gli uomini e hanno ammazzato la parte più bella di loro, la femminilità, la tenerezza. Se avessimo puntato alla tenerezza invece che alla forza, sarebbe stata un'altra storia. E allora io amo molto la tenerezza. E come si arriva alla tenerezza? Come si coltiva? Ci si arriva, per esempio, con i gesti. La tenerezza è fatta di gesti. La cosa più bella dell'amore è il cantico dei cantici. C'è un passaggio del cantico che mi fa impazzire. Dice: come sono belli i tuoi piedi nei sandali, principessa. È la Bibbia. Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, principessa. Voi non vi siete innamorati dell'idea di tuo uomo e della tua donna? Voi vi siete innamorati di come camminava la tua donna, di come sorrideva il tuo uomo, di come ti guardava la tua donna, di come si addormentava? Noi non ci si innamora di un'idea, ti innamori dei gesti, e i gesti che fanno innamorare. E allora l'unica cosa è recuperare quelli. Vedete, se oggi il tuo uomo ti dice ti amo, non ti fidare più. Se oggi la tua donna ti dice ti amo, non vi fidate più. Ormai le parole sono tutte fregature, ingannevoli, troppe. Vuoi sapere se uno ti ama? Ci vuole altro due cosine: i gesti e la sincerità. Che te ne fai di uno che butterà a volte ti amo e senti che ti vuol solo possedere e non c'è mai una carezza vera per te? O che trama bugia. Io credo che l'amore è fatto di gesti, di sincerità, altrimenti non è amore. E sono i gesti che coltivano l'amore. Perché io credo che ci si possa rinnamorare. Io inviterei tutte le coppie nell'anno, nel giorno dell'anniversario del matrimonio, di prendersi due giorni, levarsi di torno, riguardarsi negli occhi e di fare i gesti dell'amore. Perché l'unico modo per innamorarti è tornare a zero. Vi ricordate l'inizio, quando vi siete innamorati? Cosa contava? Lo sguardo, gli occhi. Ti tenevi la mano, davi una carezza, ti abbracciavi davanti a una montagna, davanti al mare. Questi sono i gesti che ti fanno rinnamorare. Perché quando hai perso l'abitudine, l'amore, devi ritornare a zero. Devi ripartire dai gesti. E l'altra cosa che fa che porta tenerezza è quando non distingui più la parola ti amo dalla parola ti voglio bene. Avete visto che all'inizio si distingue, no? A quelli gli voglio bene, solo a quello lo amo, che è una grande falsità. Quando ami davvero non distingui più ti amo dal ti voglio bene.
perché se ti amo ti voglio bene, che vuol dire voglio il tuo bene, io voglio il tuo bene, voglio, come vi dicevo prima, che tu sia vivo, che tu fiorisca, che tu sia felice. E concludo, tenerezza per me è molto legata a una parola che non si usa più, la gentilezza. La gentilezza non è un segno di debolezza, ma è un grande segno di forza. La gentilezza è una carezza al cuore. La gentilezza è un giorno di primavera. Io più che invecchio, più sento questo bisogno di gentilezza. Io sono molto toscano, molto grezzolone. Faccio fatica a fare gentilezze. Ma io avrei voluto sentire dire da mio babbo una volta quanto è meraviglioso, quanto sei bello quando sorridi. E penso che ognuno di noi da bambino avrebbe voluto sentirselo dire quanto sei bello quando sorridi. A volte una gentilezza ci avrebbe cambiato la vita. Lo diceva Beethoven, non conosco altro segno di superiorità nell'uomo che quello di essere gentile. E allora è bello amare la tenerezza, riuscire ad arrivarci oltre il cammino e la fatica dell'amore. E concludo, io lo sto dicendo all'infinito ultimamente, in questo mondo di imbecilli ciò che salverei è due cose sole, i bambini e gli innamorati. L'unica cosa sana che ci è rimasta ormai sono loro, bambini e innamorati. I bambini, perché quando sei bambino, i bambini sono sensibili, avete visto? C'è un dolore, piangono, hanno fame e gridano. Se nessuno li guarda, prendono un oggetto e spaccano in terra per farsi vedere. Hanno la pelle fresca, sono sensibili. E noi abbiamo perso la sensibilità. Sono creativi. Io non sopporto questi idioti di genitori che riempiono i figli di 20 attività al giorno perché hanno il senso di colpa e loro sono sempre a lavorare, hanno paura del vuoto, gli riempiono di tutto, tutta la giornata. Ragazzi, lasciateli in pace. Il vuoto è creativo. Il vuoto. Se un bambino c'ha il vuoto, prende un sassolino, un legno e crea. La creatività che noi abbiamo ucciso. E l'altra cosa bella dei bambini è che sono leggeri. E mi piace gli innamorati, perché quando sei innamorato sei meraviglioso. Avete visto quando i ragazzi sono innamorati, sembrano degli imbecilli, no? Perché smettono di mangiare, hanno la testa fra le nuvole. Uno dice, ma sono scemi? No, sono innamorati. Quando sei innamorato, tutta la testa, tutto il corpo, tutta l'anima è lì su quella ragazzina, no? O su quel ragazzino. Quindi è bello essere innamorati. E questo vuol dire, uno potrebbe dire, noi che si fa? Si fa che anche noi, quando siamo bambini e si torna bambini, quando siamo innamorati, siamo meravigliosi e ognuno di noi dovrebbe desiderare di tornare innamorato e bambino. Vi ricordate Gesù quante volte lo dice? Tornate come i bambini, siate innamorati. E allora per questo il nostro saluto finale è la solita carezza. Abbiamo portato ancora l'olio di nardo, l'olio con cui la Maddalena unge Gesù 6 giorni prima che muoia, l'ultimo gesto di tenerezza a Gesù prima di morire. Ci saranno 2 persone che vi doneranno una carezza, se volete, venite qua in fila, prendete questa carezza col profumo di nardo e sarà il nostro saluto. Prima di quello vi do una benedizione e poi il gesto. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per
per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio e le poche persone che avete accanto a voi ogni giorno con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica. Intanto invitiamo due aronne, no? I nostri due più personaggi speciali, che ci danno una carezza con il nardo. Don Fabio, lui arriva da Alagna, spesso arriva. Grazie. E il mio grazie è il vostro grazie. A Luigi, a Filippo, Andrea, dove è andato a finire? Andrea laggiù, che sono arrivati da Romena oggi pomeriggio, poi c'è tutta l'equipe affezionata a Romena, dove è alto, eccetera. Tra l'altro laggiù ci sono tanti libri che sono a disposizione, e se vogliamo nutrirci di questi pensieri, di queste sollecitazioni, di queste parole che ci ha regalato Don Gigi, possiamo prendere uno o due di questi libri, perché gli argomenti e i pensieri sono sempre, non si riciclano sempre. E allora, ecco, come siamo soliti noi, a chi viene per la serata in una chiesa più voci, diamo un libro che colleghi un attimino il filo rosso che portiamo avanti. Questo libro, Perché il cristianesimo deve cambiare o morire, è di recente pubblicazione e di Spong, e penso che varrebbe la pena leggerlo un po' tutti, perché ci fa capire che ormai siamo deserto, no? E dobbiamo, al di là del linguaggio, rimettere un po' in discussione tante cose. Lo facciamo nelle serate, c'è qui anche Savino Calabrese, che adesso ti faccio poi conoscere, che ci aiuta nei nostri incontri ad approfondire molte cose della nostra esistenza, delle nostre relazioni, della nostra solitudine, del nostro essere in qualche modo reclusi o isolati, insomma. Stiamo discutendo e approfondendo questi argomenti con tanto interesse. Noi solitamente ci autofinanziamo, ma in questo senso, che quanto raccogliamo nel GES, nel fondo, lo destiniamo interamente ai poveri, perché adesso con l'inverno in arrivo ci sono tante persone che hanno bisogno di ospitalità, di aiuto. Questo libro te lo manda Antonio Tello, tra l'altro ti saluta e dice di metterti in contatto con lui, perché eravate d'accordo di Il Vangelo spogliato. E ancora quest'ultimo, perché leggendolo mi è venuto in mente sovente Romena e i pensieri attorno al pane, attorno al caffè, attorno alle cose semplici, eccetera,
E questa lettera del vescovo Berio, intitolata Vuoi un caffè? E fa tutto il discorso del tempo che si dedica all'altro, tu sei importante per me, eccetera. Per cui penso che ti possa essere di grande ispirazione. Prossime serate, laboratori, la terza serata, no, la terza rinascita con Sorino, 18 novembre alle 20:30. E poi ancora il 25 novembre ci sarà qui Bettazzi, Monsignor Luigi Bettazzi, con George Meta, no? Un vescovo dell'Albania, è il più giovane vescovo diocesano del mondo. E i due che si confrontano e si raccontano, è un grande privilegio averli. Il giorno dopo Bettazzi compierà 96 anni, per cui faremo gli auguri, come facciamo gli auguri a Filippo che domani compie gli anni. Auguri. È vero Gigi? Sì. E che fate? Quante anni? Sì, no, ma cosa fate per festeggiare? Si mangia. Bene. Ecco, nel sito troverete la registrazione video di questa serata e delle altre precedenti. Invito a visitare il sito della Chiesa Più Voci, perché qualche volta modifichiamo i programmi oppure ci sono delle notizie, tanti articoli interessanti da leggere. Ultimamente abbiamo avuto l'intervento di Ruini e la risposta immediata di Alex Zanotelli, l'ho pubblicata, quindi potete leggerla. Bene, allora grazie, ci accostiamo per la carezza che ci dà. E poi rientro a casa. Stai pure lì, io sono agile attraverso.